nel mondo del largo consumo e della grande distribuzione organizzata, il mate è, come direbbe il nome del prodotto stesso, un compagno che sta diventando sempre più importante e indispensabile per alleviare la fatica in primo luogo degli operatori, soprattutto su missioni ripetitive con le braccia spesso all'altezza della testa o più. Movimentazione di merci, di carichi non troppo pesanti, diciamo intorno ai 3 kg, quindi il mate non potenzia in maniera sostanziale la capacità di carico, ma consente la gestione di missioni o di movimenti ripetitivi o con lunghi momenti di stasi delle braccia a livello della testa o su. Produciamo il mate circa dalla fine del 2017. Siamo stati tra i primi ad entrare in questo mercato molto pionieristico in cui la robotica viene unita fisicamente al corpo umano per aiutare sostanzialmente le persone a svolgere missioni, come dicevo, faticose. Da una prima versione del prodotto che abbiamo sviluppato insieme all'Istituto di Biorobotica Sant'Anna di Pisa, che è quella che vedete alla mia destra, siamo passati a una versione più snella, più leggera, più facilmente indossabile e anche che può lavorare all'esterno in ambienti polverosi, sporchi o in meteorologie di tutti i tipi, che è appunto il Mate XT, che è l'ultima versione del prodotto che abbiamo creato. Pesa soltanto 3 kg grazie a un lavoro di raffinamento che abbiamo fatto sulle strutture portanti, la T in carbonio che vedete qui, che sostanzialmente trasferisce il peso dal distretto superiore alle anche, il peso delle braccia dal distretto superiore alle anche, e poi abbiamo anche molto lavorato sui tessuti in modo da renderli il più possibile traspirabili e leggeri. Gli esoscheletri quindi lavorano per distretti corporei e quindi anche noi, da un punto di vista di business, dividiamo il mercato in gli esoscheletri che aiutano la parte superiore del corpo, come il Mate XT, gli esoscheletri che invece si occupano della parte lombare, che servono per il sollevamento di carichi e l'assistenza per la movimentazione di merci che sono sul pavimento, quindi in posizione anche queste ergonomicamente poco favorevoli, e poi ci sono altri distretti corporei, ci sono esoscheletri che aiutano le articolazioni del polso, quelle che le cosiddette steady chair, quelle che sostanzialmente consentono di sedersi, e molte applicazioni sono anche in fase di continuo rinnovamento. Noi abbiamo deciso di giocare in prima istanza sulla parte dell'upper limb, come si dice, o comunque del distretto delle spalle, ed entreremo nel corso dell'anno prossimo anche nel distretto lombare con un prodotto che verrà lanciato nel corso del 2023, che appunto aiuterà gli operatori che sollecitano la parte lombare in movimentazione di merci. In ambito ergonomico, le postazioni diciamo difficili da questo punto di vista si classificano in verde, gialli e rosse, cioè dove le postazioni rosse impongono al datore di lavoro delle pause più lunghe per l'operatore che lavora in quella postazione, le gialle pause più brevi e le verdi pause ancora più brevi. Allora, diciamo che mediamente il nostro esoscheletro, in un'applicazione propria che diciamo applicabile per quel tipo di movimento, riesce a fare saltare da una categoria, da rosso a giallo, da giallo a verde, la classificazione della postazione. Mediamente gli operatori riscontrano un decremento della fatica muscolare, ripeto, nelle missioni specifiche di cui stiamo parlando, intorno al 27%. Ma i settori di utilizzazione sono i più disparati, devo dire la verità. E spesso ci capita di scoprirne di nuovi parlando con i nostri clienti o ricevendo
richieste da parte dei nostri clienti. Sostanzialmente ci sono i settori della logistica in genere, quindi dalla movimentazione di merci di largo consumo piuttosto che settori agricoli, dove si fanno lavori di potatura, raccolta, all'edilizia, quindi sostanzialmente controfisse su affittature, lavori elettrici, decorazioni e quant'altro. Abbiamo avuto delle applicazioni anche nell'ambito del restauro, perché molti restauratori lavorano in condizioni ergonomicamente assistibili dal MEIT, e moltissimi altri ambiti, come per esempio quello delle grandi pulizie industriali, le lavanderie, dove vengono movimentate, che ne so, le lenzuola degli ospedali, per esempio. E ogni giorno, ripeto, scopriamo applicazioni nuove. L'applicazione principale comunque sono quelle della grande distribuzione, dove ci sono movimentazioni di merci, ripeto, anche soprattutto nel caso specifico con un payload intorno ai 3 kg, non di molto superiore, ma in posizioni ergonomiche che magari dalla scaffalatura costringono l'operatore a stare molto tempo in posizioni non facilmente gestibili per lungo tempo.